Benvenuti a questo webinar dedicato agli Open Data. Vedo che siete già tantissimi. Allora, oggi siamo arrivati al 25esimo webinar dedicato all'innovazione digitale. Oggi parleremo di Open Data e di come valorizzare il patrimonio informativo pubblico attraverso i dati aperti. Il webinar, come sempre, durerà 1 ora e 30, quindi rimanete connessi, insomma, fino alla fine. Oggi abbiamo con noi quattro relatori: Gianfranco Andriola di Formespia, Gabriele Ciasullo dell'Agenzia per l'Italia Digitale, che è responsabile del servizio banche dati di Open Data, e Antonio Rotundo, sempre di Agid, e una testimonianza di Gianluigi Cogo della Regione Veneto. Vi ricordo che questi webinar dedicati all'innovazione digitale sono organizzati nell'ambito di una convenzione tra Agid e Formespa Italia Login Servizi Digitali. Infatti, siamo arrivati appunto da novembre ad oggi a 25 webinar che sono, diciamo, molto seguiti da voi, appunto, molti affezionati, insomma, a questi webinar. Quindi oggi finalmente parleremo di Open Data, che è stato un tema che abbiamo tenuto finora un po' da parte, che abbiamo affrontato come Formespa, ma anche come Agid, insomma, in tanti altri progetti. E anche il tema degli Open Data si introduce, insomma, nel contesto di questi webinar dedicati all'innovazione digitale, perché infatti se vediamo il modello strategico di evoluzione del sistema informativo della PA in questo schema che è contenuto nel piano triennale per l'informatica della PA, gli open data si collocano all'interno delle infrastrutture immateriali, in particolare in quella parte dedicata ai dati della pubblica amministrazione. Quindi abbiamo deciso proprio di dedicare il tema di oggi ai dati aperti e a come valorizzare, come utilizzare questi dati che vengono messi esposti dalla pubblica amministrazione. Allora, vi ricordo di utilizzare la chat per porre le domande ai relatori. Cercheremo di rispondere alle vostre domande al termine di ogni intervento previsto per oggi. E vi ricordo che i materiali alla registrazione verranno pubblicati sulla pagina dell'evento del webinar di oggi. Quindi in questa pagina troverete sia i materiali che la registrazione. Oggi do la parola direttamente al mio collega Gianfranco Andriola, che farà direttamente lui la moderazione di questo webinar, visto in quanto esperto di Open Data. E vi ricordo, anzi vi segnalo, ancora non è stato pubblicato su Eventi PA, che la prossima settimana, il 16 ottobre, avremo un webinar sugli appalti di innovazione nella programmazione 2014-2020. Non appena l'evento sarà pubblicato, vi manderemo comunque una mail di avviso. Quindi io direi, do subito la parola al mio collega Gianfranco Andriola. Io vi saluto, in quanto appunto sarà lui direttamente oggi a moderare le domande e il webinar di oggi. Quindi grazie Gianfranco, buongiorno. Ciao amici, buongiorno. E allora a te la parola e buon webinar a tutti. Grazie Michela, beh, grazie a tutti voi di aver scelto di raggiungerci oggi. Come diceva Michela, è un ciclo più orientato ai temi del piano triennale per l'informatica e pubblica amministrazione. Lo dico soprattutto per le persone, ne ho visto in chat qualcuna che sono più abituate a seguire i webinar che facevamo sul portale DatiGov. Dando più o meno, cioè, l'idea era di fare un primo intervento che non desse per scontato cosa sono i dati aperti, ma che magari facesse un piccolo affondo di contesto. Diciamo che i primi 15-20 minuti di questo webinar, quindi il mio primo intervento, è più orientato a capire, a dare delle definizioni di base. Ripeto, pensavamo che potesse essere utile, soprattutto avendo allargato la platea dei partecipanti al webinar di oggi, uscendo, come dire, dalla nicchia dei dati aperti. E quindi magari ci sarà qualcosa di un po' più scontato per chi già pratica il tema, mentre ci auguriamo possa essere un po' più interessante per chi si sta avvicinando adesso per la prima volta, o quantomeno per chi ha sentito parlare dei dati aperti e vuole un attimo capire qual è il contesto. Quindi nella mia presentazione avevo più o meno pensato di fare questo
questa scaletta, partire da una definizione di dato e capire cosa sono i dati oggi, a prescindere da parte della pubblica amministrazione, provare a capire qual è il valore dei dati, cosa chiamiamo dati e come vengono generati questi dati, più in generale il cosiddetto paradigma dell'Internet delle cose, dell'Internet of Things. Partendo di qui, partendo dalla grande quantità di dati prodotta oggi, possiamo provare a dare una definizione più specifica di quello che è il valore dei dati e capire perché oggi i dati, ripeto, al di là dei dati della pubblica amministrazione, ma i dati prodotti ogni giorno possono avere un valore estremamente utile, un valore che già sta generando degli introiti importanti. E in questo scenario capire come poi si collocano i dati aperti, i dati della pubblica amministrazione, che sono una delle tante fonti di dati che sono disponibili oggi. Un piccolissimo affondo su quelle che sono le caratteristiche dei dati aperti e poi la cosa che ci interessa di più, o quantomeno la cosa che dà senso all'open data della pubblica amministrazione, cioè al riuso, tutte le volte che i dati della pubblica amministrazione vengono riusati da qualcun altro, quindi trovano un loro valore, una loro collocazione nel fatto che qualcuno ci rimetta mano per generare nuovi servizi. Dati, cosa sono i dati, come vengono prodotti i dati, quanti dati produciamo. Forse poteva essere carino, in questo caso poteva essere utile rispetto al tema della discussione di oggi, avere un'idea di quanti sono questi dati, cioè un portale che ogni anno fa più o meno una stima, riesce provando a guardare per singolo prodotto quanti dati vengono prodotti ogni giorno. È interessante perché la cifra è altissima. Vi segnalo questa pagina di Forbes di uno specialista di big data che si chiama Bernard Marr, è uno che scrive molto. Se siete interessati al tema vi consiglio di seguirlo su LinkedIn, lì è molto molto attivo e il suo mestiere, come dire, è divulgare sul tema dei dati aperti in particolare, ma più in generale sul big data. E in questo articolo che trovate linkato in basso vi dà un minimo di definizione su quanti dati vengono prodotti, da dove vengono prodotti e quali sono i riusi principali che si fanno di queste informazioni. Il fenomeno ben raccontato da Marr, la cosa di cui davvero penso possa essere utile come contesto introduttivo al tema dei dati aperti, è una specie di fenomeno. Io ho cercato di italianizzare la parola inglese perché per esperienza so che le parole inglese non vi piacciono. Però l'ho localizzato con una parola italiana bruttissima che si può chiamare datizzazione, cioè il fatto che tutte le attività che prima non producevano dati, adesso per una serie di caratteristiche che magari vediamo al volo più avanti, producono informazioni. Cioè, di fatto, non è che prima non si chiacchierasse, però oggi chiacchierare attraverso una chat di WhatsApp genera dati, genera informazioni, permette a quelle stesse parole che prima venivano pronunciate e non venivano catturate da nessun sensore di essere analizzate, porta una serie di metadati, chi sta scrivendo la chat, quando è stata scritta, in alcuni casi anche la localizzazione di dove sono le due persone che stanno parlando. Quindi la stessa conversazione che fino a un po' di tempo fa non produceva informazioni, adesso produce informazioni. Allo stesso modo, non è che prima non si facessero attività fisiche, però indossando al polso uno smartwatch o un qualunque dispositivo che traccia i dati biometrici di chi sta facendo sport, otteniamo un'enorme quantità di informazioni su un'attività che fino a un po' di tempo fa non lo produceva. Non è che prima non si chiacchierasse al pub per commentare la partita piuttosto che l'evento televisivo, però farlo sui social network in maniera condivisa, in maniera pubblica, permette a queste informazioni, a quelle stesse parole che prima venivano pronunciate, di essere tracciate e quindi abilita una serie di strumenti che solitamente chiamiamo sentiment analysis, cioè la possibilità di andare a guardare quello che si sta dicendo in giro e provare a capire quali sono i temi principali, cioè quella che una volta era la classica chiacchiera da bar, adesso diventa una chiacchiera condivisa su una piazza pubblica che è internet e quindi permette di tracciare informazioni, di vedere quello che si sta dicendo, di provare ad analizzarle con delle tecniche che sono proprie del big data. Alcuni siti sono fortemente orientati ai dati, quindi è un modo per introdurre, come dire, i servizi che si possono fare. Non so se vi è mai capitato di guardare questo sito che è molto carino, si chiama Metacritic, è un sito che sostanzialmente elabora dati, traccia le critiche intorno a film, videogiochi, serie TV e cose di questo tipo e permette agli utenti di navigare le informazioni partendo dai dati, partendo dalle valutazioni che sono state fatte sulle singole opere.
È una cosa molto simile avviene con Spotify, non so se qualcuno di voi lo utilizza. Ringrazio Ciro Spataro per aver colto la citazione su Iggy Pop e Tom Waits. È un servizio di Spotify che viene prodotto ogni settimana, non so se qualcuno di voi lo usa, si chiama Discovery Weekly. In sostanza Spotify, che può tracciare gli ascolti di tutte le persone che aderiscono al servizio, è in grado di orientare per singolo utente, quindi conosce la situazione del singolo utente, la situazione in generale. Ogni settimana vi dà una playlist molto orientata a quella che sono i vostri gusti musicali. È una cosa che prima non si poteva fare, ma adesso che tutte queste informazioni, cioè le informazioni sugli ascolti, passano attraverso un unico canale, è possibile analizzare questi dati, è possibile farlo in automatico ed è possibile generare servizi su questi dati. Questa è la parte più interessante, il concetto più interessante da far passare rispetto a questo. Tutto questo avviene grazie alla disponibilità di sensori. Prima non c'erano, adesso tutto quello che facciamo. Spesso molte delle attività che conduciamo è tracciato dai settori, da sensori. Immaginate allo smartphone, ci portiamo in tasca ogni giorno. Vedo una chat di Tobia che dice è legale, assolutamente sì, è legale perché nel momento in cui aderiamo a questi servizi spuntiamo una fatidica casella che si chiama accetto le condizioni d'uso e quindi tutto quello che i servizi che ci vengono proposti, l'analisi dei nostri dati è assolutamente legale. E, la caratteristica, come dire, l'oggetto fisico che permette a queste informazioni di essere tracciate cade sotto il nome di sensori, ce ne milioni, magari non ce ne accorgiamo neanche di quanti ce ne sono, e chiaramente questa cosa pone un serissimo problema di privacy. E chiaramente immagino che molti di voi abbiano sentito parlare del GDPR, dell'iniziativa europea sul trattamento dei dati personali. Non è l'oggetto della giornata, però mi interessava accennare al tema giusto per dirvi che è estremamente interessante notare come in questo momento le istituzioni iniziano a regolare questo traffico di dati, in particolare nel caso dei dati personali è la regolazione di una cosa che, come dire, che sconfina col diritto di privacy. Però in generale molti dei dati che produciamo su internet, che alimentiamo ogni giorno, non hanno una collocazione, non hanno una regolamentazione così affilata come quella che l'Unione Europea ha iniziato a fare con il GDPR. E questa cosa è molto interessante da un punto di vista economico. E mi piacerebbe provare a osservare nei prossimi 10 minuti il tema dell'open data all'interno di questo ambito, cioè di un insieme di informazioni che vengono generate, dove le informazioni della pubblica amministrazione sono solo una parte. Un ultimo accenno sulla quantità di dati che vengono prodotti e su come vengono prodotti. Non so se avete mai sentito parlare delle macchine Tesla, sono delle macchine elettriche che, questo è il cruscotto di una macchina Tesla che sembra un po' tipo un iPad con la macchina intorno. Una stima che è stata fatta, credo, dallo stesso giornalista di cui vi parlavo prima, è che una Tesla in una giornata normale produce 3 tera di dati, cioè accumula informazioni e rende disponibile l'analisi di una quantità di informazioni così grande, una cosa impensabile fino a qualche tempo fa. Per darvi una dimensione di come queste informazioni vengono prodotte, per tornare al tema dei sensori che dicevamo prima, vi invito a dare un'occhiata a questo video. Credo di avere il link, credo sia attivo, però lo trovate anche qui. E potete avere idea di come una telecamera guarda, osserva il traffico dal momento in cui l'intelligenza artificiale collegata a quella telecamera analizza quello che sta avvenendo. Vedete, ad ogni singolo oggetto che cammina davanti alla telecamera, viene attribuito un tag, in questo caso una macchina piuttosto che una persona, e quindi l'intelligenza artificiale si può organizzare di conseguenza su come guidare meglio la macchina insieme a una serie di altre informazioni. Vi lascio notare come questa analisi serve all'intelligenza artificiale per orientare la macchina, però non è detto che queste stesse informazioni si può chiedere all'algoritmo, ad esempio, l'altezza media delle persone che stanno passando, piuttosto che i colori di quello che indossano. Cioè, tutta una serie nel momento in cui un sensore viene abilitato, poi le interrogazioni che si possono fare, quindi i dati che si possono estrarre, come dire, dipendono soltanto dalla fantasia di chi li sta osservando. Ed è più o meno questo il tema centrale, a mio avviso, del valore che può essere estratto dai dati. O quantomeno è esattamente di questa cosa qui che parliamo oggi, quando parliamo di dati, a prescindere dai dati aperti. C'è un valore generato dai dati ed è un valore che in economia, di cui in economia si parla spesso, cioè il fatto che una rivoluzione industriale avvenga dipende soprattutto dalla disponibilità della materia prima che l'abilita, cioè la rivoluzione industriale
La prima rivoluzione industriale è stata soprattutto possibile grazie a una forte disponibilità di carbone. La stessa cosa a proposito della seconda rivoluzione industriale, grazie a una disponibilità di petrolio. E quello che caratterizza la terza rivoluzione industriale, quella che stiamo vivendo in questo momento, è la grandissima disponibilità di dati. Tra questi dati, tra i vari soggetti che producono i dati, la pubblica amministrazione è solo uno dei tanti, però è quella che interessa di più a noi rispetto ai temi che stiamo trattando oggi. I dati della pubblica amministrazione, sono vari di varia natura, ce ne sono alcuni che chiamiamo open data perché hanno delle caratteristiche particolari, proviamo a vederle un po' più avanti. Di cosa si parla quando si parla di dati particolari? È abbastanza semplice il concetto di base, cioè tutte quelle informazioni che fino a un po' di tempo fa la pubblica amministrazione comunque raccoglieva per proprio mandato istituzionale e collocava all'interno di materiali fisici, adesso diventano dati, adesso diventano informazioni elettroniche leggibili dalla macchina. Il tema è che certamente la pubblica amministrazione produce queste informazioni per una prima ragione di trasparenza, però la cosa che ci interessa di più e il taglio che ci piacerebbe dare a questo webinar, ma più in generale al modo in cui trattiamo i dati aperti, è che da questa informazione si possa trarre valore, si possono trarre nuovi servizi per i cittadini e qualcuno ci possa fare denaro. Di quali dati parliamo quando parliamo dei dati della pubblica amministrazione? Sostanzialmente di qualunque dato, tranne i dati coperti ovviamente da un vincolo di privacy, il GDPR ne accetta. Dicevamo prima, ma insomma è una buona regola, è chiaramente la regola principale. Così come la pubblica amministrazione non può esporre, non può far accedere a soggetti esterni quei dati che metterebbero a rischio la sicurezza nazionale. Per il resto, qualunque dato della pubblica amministrazione può potenzialmente diventare open data. È vero però che non tutti i dati della pubblica amministrazione, non tutti i dati resi disponibili su internet dalla pubblica amministrazione possono essere chiamati open data. L'open data è sostanzialmente un sottoinsieme dei dati della pubblica amministrazione, un sottoinsieme che è caratterizzato da alcune condizioni particolari. Adesso proviamo rapidissimamente a vederle insieme. La prima è che questi dati siano, come si dice in gergo, machine readable, cioè che possono essere elaborati da un'applicazione informatica. Vi faccio un esempio rapidissimo. Un PDF scansione, cioè la fotografia di un documento messo su internet, non può essere considerato dati aperti perché può essere letto soltanto da occhio umano. Nel momento in cui invece quelle stesse informazioni sono digitalizzate, un classico file Excel per fare il primo esempio che ci viene in mente, a quel punto si può parlare di dati strutturati, cioè dati leggibili da una macchina, dati su cui altre macchine possono osservare, capire, comprendere quali sono le relazioni tra righe e colonne e quindi sviluppare dei servizi, basare su queste relazioni, de delle trarre delle informazioni ulteriori. Di formati dei dati aperti ce n'è una marea, i formati sostanzialmente dipendono da una serie di cose, forse non è il caso di vederli adesso, però penso possa essere utile darvi un minimo di riferimento su questo, un riferimento internazionale assolutamente consolidato e della scala 5 stelle di Timbersley, che sostanzialmente parte da una stella, cioè quello che non può essere considerato open data, 2 stelle, quello che può quasi essere considerato open data, e da 3 stelle in poi abbiamo diversi livelli per i formati dei dati aperti. Vi rimando a questo sito che è fatto molto bene, c'ha degli esempi e vi dice esattamente quali sono i formati e in base a quali formati trovate, se potete considerarlo open data o meno. Altra caratteristica essenziale di un dato aperto, cioè di un dato pubblico che deve avere un dato pubblico per poter essere considerato aperto, è la licenza. La licenza dovete immaginare come una sorta di contratto tra chi produce queste informazioni e chi ha voglia di riusarle. In questo contratto, chiaramente, per essere open data, queste informazioni devono essere gratuite e deve essere possibile fare un riuso anche a fini commerciali, considerando qualche piccola clausola sul riuso. A proposito di contratti, qualcuno lo accennava prima, questa slide a me piace parecchio, sono le condizioni di utilizzo dei principali social network, cioè quelle che noi cerchiamo nel momento in cui diciamo che accettiamo tutte le informazioni messe su un foglio A4 estese. Considerate che quando dite sì a Instagram state dicendo sì a tutta questa enorme serie di condizioni che accettate. La licenza dei dati aperti è esattamente la stessa cosa, cioè una condizione, un contratto tra chi la pubblica amministrazione che sta producendo dati aperti e la persona, la società, l'impresa che desidera riutilizzarli.
1.000 sono le licenze, cioè ci sono molte licenze aperte. Fino a qualche giorno fa avevo detto che certamente la licenza migliore per i dati aperti è la Creative Commons attribuzione 4.0. In realtà c'è un dibattito anche piuttosto interessante che più o meno, io ho visto Andrea Borruso in chat prima. Andrea è un siciliano innanzitutto ed è una delle persone che contribuisce molto al dibattito nazionale sul tema dei dati aperti e se non ricordo male proprio ieri ha postato ciao Andrea, ben arrivato, ha postato un thread interessante sulla discussione che si è sviluppata negli ultimi giorni su Twitter, ecco, grazie Andrea, dove si discute di come la licenza Creative Commons 4.0 sia in realtà la licenza, di quali siano i limiti di questa licenza sui dati della pubblica amministrazione. È un discorso un po' tecnico, lo accenno soltanto, mi faceva piacere ricordarlo proprio perché ho visto che Andrea si è collegato con noi oggi. Per i più esperti di voi o chi vuole approfondire questo tema, Andrea adesso vi posta il link, quindi potete provare a ragionare un attimo su come funziona. Ultima caratteristica che i dati aperti devono avere per poter essere considerati open data è la reperibilità, cioè il fatto che queste informazioni siano accessibili attraverso una qualunque ricerca, attraverso Google, detta in maniera molto semplice. Le ricerche attraverso Google, vi lascio riflettere sul fatto che sono sostanzialmente testuali, cioè noi cerchiamo parole, spesso i dati sono numeri, questa roba crea un po' di casini nel momento in cui andiamo a cercare delle informazioni. Quindi, come avviene da tempo, ci si è inventati questa roba che viene chiamata metadati, cioè una serie di informazioni testuali sulle informazioni numeriche che aiutano i motori di ricerca e più in generale aiutano tutte le persone che stanno cercando quelle informazioni a trovarle davvero. Il problema dei metadati è un problema che, come dire, l'uomo si pone dal momento in cui ha iniziato a accumulare conoscenze, la stessa roba di quando entriamo in biblioteca e vediamo che ci sono scaffali diversi per contenuti diversi, con i metadati si fa più o meno la stessa cosa, cioè vengono attribuite delle caratteristiche ai singoli dataset. Ci sono molti modi per metadatare con dei formati standard le opere in generale, anche quelle della pubblica amministrazione. Per i dati a livello europeo si è scelto un profilo di metadatazione standard che si chiama DKTP, successivamente localizzato dall'AGID in DKTP-T, cioè una serie di metadati standard che attribuiamo ai dati della pubblica amministrazione in maniera tale che siano facilmente cercati. Chiudo, mi resta un minuto, sforerò forse di un paio, lo dico per Michele e Gianluca. Tutto questo, tutti i dati della pubblica amministrazione servono sostanzialmente, è una cosa, a essere riusati. Se i dati vengono prodotti con brillanti formati e con perfette licenze e con grande reperibilità dalla pubblica amministrazione e restano sui siti della pubblica amministrazione, sostanzialmente non servono a nulla, è una sorta di esercizio di stile, un esercizio di trasparenza. Quello che invece interessa, o quantomeno credo che l'aspetto più interessante è quello di rimarcare in un webinar di questo tipo, sia appunto il riuso dei dati, cioè quelle queste informazioni, come dire, la pubblica amministrazione, fa uno sforzo per pubblicare queste informazioni e questo sforzo può essere, a mio avviso, considerato ripagato soltanto quando queste informazioni vengono riusate. I, riusi della pubblica dei dati della pubblica amministrazione sono infiniti. Uno dei primi che ci viene in mente, probabilmente quello anche più facile da comprendere, ad esempio il riuso dei dati sul trasporto pubblico, quando aspettiamo l'autobus alla fermata, grazie ai dati aperti da pubblica amministrazione, alcune applicazioni si possono connettere a quei dati e ci possono dire quando l'autobus sta per arrivare. È un tipico caso di riuso dei dati pubblici ed è un caso, come dire, un caso scuola, un caso che come dire, è immediatamente comprensibile proprio perché l'applicazione si aggancia a un'informazione primaria. È molto interessante anche, sono molto interessanti, sempre a mio avviso, i casi di riuso del cosiddetto data journalism, cioè dal momento che le informazioni pubbliche, oltre ad essere in formato aperto e strutturato, sono anche certificate dalla pubblica amministrazione, molti giornalisti hanno iniziato a guardare questi dati con interesse per generare delle storie. Ce ne sono vari, ci sono vari esempi su questo. Ve lo accenno, come dire, magari ci possiamo fare un prossimo webinar dedicato al tema specifico. La data visualization è estremamente interessante, cioè queste informazioni di fonte pubblica possono essere rappresentate in grafici e mappe in maniera tale da trarne informazioni terze. Questa slide è particolarmente divertente, l'ho trovata su Twitter, la slide di un convegno che è avvenuto in Inghilterra qualche tempo fa, mette
crea una correlazione geografica, in questo caso tra le province in cui nel 92 si è diffuso il cosiddetto morbo della mucca pazza e le province che hanno votato Leave al referendum sulla Brexit. Ed era una cosa divertente per far capire com'è che funzionano, com'è che può funzionare la data visualization. Non solo dati e riusi commerciali, non solo dati e riusi a fini di data journalism o di data visualization, è anche molto interessante il riuso dei dati per generare accountability, per far conoscere, per, come dire, qualcuno che riusa i dati al di fuori della pubblica amministrazione come una sorta di cassa di risonanza della trasparenza. Ci sono molti esempi su questo caso, uno dei miei preferiti è Open Bilanci, che è una piattaforma, ci trovate il link qui in basso, dove sostanzialmente potete trovare tutti i bilanci di tutti gli 8.100 rotti comuni italiani e potete farvi un'idea di come i nostri comuni spendono i soldi. Potete, tra l'altro, cosa estremamente interessante, anche fare confronti tra comuni diversi, tra soggetti diversi, per capire come sta andando la spesa pubblica e come le singole pubbliche amministrazioni comunali stanno spendendo i propri soldi. Detto questo, io sarei arrivato a conclusione, chiedo a questo punto, ci sono un po' di domande, però io sono andato lunghissimo, quindi faccio una cosa, provo a rispondervi via chat e per non togliere ulteriore tempo a Gabriele, chiederei a Gabriele di aprire la sua webcam, il suo microfono e a Gianluca di lanciare le sue slide. Gabriele, io Eccoci, ti vedo, ti ci sono? sento, prova. Lascio a te la parola e per le domande, ragazzi, provo prima a vederlo dopo se avanza tempo, Sì, no, quantomeno provo a rispondere un po' via chat. ci A sono te, domande Gabriele. interessanti. Se vuoi, Gabriele, puoi Sì, provare a alcune rispondere a stando qualcosa. poi diciamo, nel corso della presentazione, ci sono proprio alcune parti che rispondono proprio a queste Perfetto, domande perfetto. per dare una maggiore. Molto interessante la presentazione di Gianfranco che apre uno scenario notevole sulla questione dei dati in generale. E poi, naturalmente, come lui ha precisato, occorre poi stringere verso il discorso dei dati della pubblica amministrazione, perché in quanto è la parte che più, diciamo, chiaramente noi dobbiamo tener conto di questo nostro ruolo e quindi, insomma, ci interessiamo maggiormente, appunto, dei dati della pubblica amministrazione. Perché appunto il fenomeno nasce da lontano sostanzialmente, già dall'agenda digitale europea, nel 2010, si innesca un meccanismo che va, diciamo, a dare stimoli alle varie azioni della pubblica amministrazione, tra cui anche quelle sulle politiche sui dati aperti. In Italia poi abbiamo nel marzo 2015 due documenti essenziali di strategia. Che mi sembrano, insomma, molto, che stanno alla base poi del piano triennale che pure ci ha introdotto, insomma, diciamo, Michela prima, e che appunto va ad essere il documento su cui noi facciamo riferimento attualmente, per l'attuazione delle politiche di innovazione, di trasformazione digitale, tra cui appunto, come dicevamo prima, la questione dell'open data. Ecco, una cosa però importante che va evidenziata in questo frangente, per quanto riguarda lo scenario della policy, che nell'agenda digitale europea, quindi stiamo parlando del 2010, fin dall'inizio nel pilastro 1, il Digital Single Market, c'era il tema dell'apertura di dati pubblici per il loro riutilizzo, diciamo riutilizzo o riuso, potremmo chiamarli sinonimi, mi attengo, insomma, cerco di essere, insomma, come dire, compliant con la nomenclatura ufficiale europea che parla di riutilizzo dei dati, ma naturalmente nel nostro linguaggio va bene anche il concetto di riuso dei dati. Ma l'obiettivo di questa agenda europea per quanto riguarda questa azione specifica è appunto creare le condizioni più favorevoli per lo sviluppo di servizi e la possibilità di contribuire in modo concreto alla crescita economica. Quindi quel discorso di Gianfranco che ho fatto prima, dove l'imbuto man mano si stringe, e noi su questo tema siamo molto, diciamo, affezionati e interessati, perché normalmente ci aspettiamo dalle ipotesi di Open Data uno sbocco verso questa direzione, uno sbocco verso una crescita economica, un possibile sviluppo economico, un possibile crescita dell'occupazione. Utilizziamo quest'altra risorsa al pari del petrolio in passato, del carbone, ancora più remoto, utilizziamo questa risorsa per dare
un impulso ulteriore all'economia. Come dicevamo, appunto, questi passaggi sono qui riepilogati, si arriva al piano triennale e nell'ambito del piano triennale, nelle infrastrutture immateriali, troviamo alcune azioni che si riferiscono ai dati della pubblica amministrazione e tra queste all'open data. Vabbè, tralasciamo il discorso sulle basi dati di interesse nazionale, solo un piccolo accenno sulla differenza tra condivisione e riutilizzo. La condivisione è un tema che riguarda la pubblica amministrazione in sé, quindi il fatto che una pubblica amministrazione possa avere accesso ai dati di un'altra pubblica amministrazione per finalità istituzionali. Qua parliamo di qualunque dato della pubblica amministrazione. E questo ci serve anche per capire la differenza quando parliamo di dati pubblici. Per dati pubblici noi possiamo intendere, anche se la definizione è stata poi diciamo, tolta dal CAD, i dati che sono conoscibili da chiunque, cioè i dati che rispetto ai quali noi possiamo attuare delle politiche di open data per finalità quindi commerciali e non commerciali. La condivisione dei dati, invece, dicevamo prima, riguarda solamente, esclusivamente la pubblica amministrazione nel suo insieme, dove quindi per esigenze istituzionali è possibile condividere i dati tra le pubbliche amministrazioni per maggiore efficienza e per avere insomma, ecco, come dire, anche un rispetto di alcuni principi che sono stabiliti, è quello di non chiedere ai cittadini dati di cui l'amministrazione è già in possesso, una maggiore efficienza, una maggiore qualità dei dati, chiaramente quando si evita la duplicazione dei dati stessi. Il riutilizzo in quanto tale, se ne occupa in particolare la direttiva Public Sector Information, che ci dà appunto, insomma, all'articolo 2, ci dà appunto una visione del riutilizzo dei dati, una visione anche ai fini economici, ai fini di crescita economica. E il concetto di riutilizzo dei dati si connette direttamente a quello, al paradigma open data che già da qualche anno, anche prima della direttiva PSI ha cominciato a diffondersi partendo dagli Stati Uniti fino ad arrivare in Europa, fino ad arrivare in tutti i paesi. Ecco, Gianfranco li ha già recitati i principi appunto, su cui si basa l'open data. Sostanzialmente, insomma, sono tre requisiti specifici che definiti nell'articolo 1 del CAD, prima del 68, con l'ultima riforma del CAD, con l'ultima modifica al CAD, adesso sono transitati nell'articolo 1 e sono i requisiti che Gianfranco vi ha detto prima, giuridico, tecnologico ed economico. Non sto a ripeterli, ma insomma, sono stati già ampiamente, insomma, accennati praticamente. Volevo solo aggiungere a questo riguardo un aspetto l'aspetto del geodata che si assume che all'interno di questo insieme di dati pubblici, ovvero i dati conoscibili da chiunque, quindi quando parliamo di dati pubblici parliamo di dati, abbiamo già fatto tutte le esclusioni su cui dopo mi soffermo un attimo, anche in relazione ad alcune domande che sono state poste. Quindi la coesistenza di quei tre requisiti, giuridico, tecnologico ed economico, ci dà l'open data. I geodati sono un'eccezione particolare per un semplice motivo, in quanto devono rispondere anche ad altre specifiche definite a livello europeo e nazionale e si inseriscono in questo contesto come una categoria di riferimento che è bene tenere presente anche in virtù di una serie di azioni che Agid deve mettere in campo, così come naturalmente anche l'Europa sta già facendo. La direttiva Public Sector Information, appunto, da cui nasce sostanzialmente, in Italia è stata recepita nel 2015, la direttiva del 2013, l'ultimo recepimento nel 2015 in Italia, dove nasce in effetti l'obbligo per gli Stati membri affinché, che provvedano affinché i documenti di cui si applica la direttiva siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali. Prima di questa norma non c'era l'obbligo, c'era solo nel CAD era previsto l'open data by default che in qualche modo, ma già sono 7 minuti, quindi mi sono dilungato un po' troppo, vado velocemente. Esisteva solo l'open data by default che in qualche modo era circoscritta da alcune casistiche, ovvero quando uno pubblicava i dati senza l'espressa menzione di una licenza. La direttiva, e qua sono riportati gli elementi normativi della direttiva PSI e le relative norme nazionali di recepimento, volevo soffermarmi, ecco, visto che se ne è parlato, per me è una cosa importante perché non è soltanto le esclusioni non riguardano solo la
la privacy, ma riguardano una serie di documenti e una serie di normative specifiche che sono esclusi dall'applicazione delle politiche sull'open data e sono contenute negli articoli 3 e 4. Su cui bisogna fare attenzione perché queste sono solo alcune riportate in questa slide, ce n'è qualcuna in più. Si tratta non solo della privacy, della sicurezza nazionale, dei documenti che sono in qualche modo collegati ai compiti di radiodiffusione di servizio pubblico, dei documenti su cui ci sta il diritto d'autore, dei documenti su cui ci sta si applicano le norme in materia di accesso ai documenti amministrativi. Insomma, sono alcune esclusioni e norme di salvaguardia che è bene tenere presente e quindi questo risponde un po' a quelle domande: quali sono i dati a cui bisogna fare attenzione prima di applicare una politica di dati aperti. Ecco, negli articoli 3 e 4 troviamo questo elenco di dati su cui non è possibile operare la policy di dati aperti. Anche dal punto di vista economico ci stanno, diciamo, delle eccezioni, al di là del fatto che generalmente in Italia comunque sono sempre stati resi disponibili gratuitamente, ma possono essere applicati in alcuni casi dei costi marginali e poi ci sono anche dei casi eccezionali disciplinati, ben disciplinati dalle norme, ma diciamo, in linea di massima, diciamo, siccome nei processi di definizione di questi costi Agid è sempre coinvolta, posso dire che insomma, allo stato attuale tutte le politiche di open data di tutte le amministrazioni sono state fatte a titolo gratuito. Un altro elemento importante, dove Gianfranco vi ha accennato, l'importanza del ruolo dei metadati, e naturalmente la direttiva si è posta questo problema e ha ritenuto con questo articolo di evidenziare appunto che le pubbliche amministrazioni si dotassero di strumenti per far sì di agevolare la ricerca dei dati aperti nel contesto dell'attività della pubblica amministrazione. Ecco, a tal fine, insomma, la norma prevede che sia utilizzato il portale gestito da Agid per la ricerca dei dati in formato aperto e questo portale, naturalmente, che già conoscete molto bene, è il dati.gov.it. Ecco. Questi sono gli strumenti che in qualche modo il CAD metteva a disposizione di Agid quando riguarda la promozione delle politiche sui dati aperti. L'agenda nazionale, le linee guida e il rapporto annuale. Questi documenti sono stati in qualche modo, insomma, nell'ultima modifica al CAD, sono stati, diciamo, eliminati, ma ciò non toglie. Quindi sono stati, diciamo, non sono più previsti, ma ciò non toglie che queste documentazioni, queste attività vengono svolte attraverso appunto il piano triennale. Quindi la parte di agenda, la parte di strategia, la parte di su che cosa noi operiamo nell'ambito dell'attuazione delle policy di open data, lo ritroviamo nel contesto del piano triennale, che naturalmente si aggiorna di anno in anno. Il primo è stato reso disponibile a maggio dello scorso anno, è previsto che quello del 2018 dovrebbe essere messo a punto in queste settimane, quindi tra penso ottobre e novembre dovrebbe, come dire, essere ultimato per poi essere sottoposto agli organi di competenza. Tralascio serie, lista di azioni che sono state messe a punto nel piano triennale precedente, se naturalmente valgono sempre, sostanzialmente diciamo, le amministrazioni per poter procedere devono operare documentando i propri dataset open sul catalogo dati Covid secondo le regole del profilo di metadatazione di KAPIT che abbiamo già visto prima, devono naturalmente conformarsi alle linee guida nazionali. Devono prevedere il giusto equilibrio con il repertorio nazionale dei dati territoriale, che abbiamo visto prima, appunto, ha una sua collocazione specifica e nel prossimo intervento andremo a dare un ulteriore, Antonio vi darà un'ulteriore, come dire, immagine di come possiamo e stiamo andando a ultimare le azioni per gestire
condivisione di azioni tra il repertorio nazionale dei dati territoriali e il catalogo dati COVID. Quindi queste azioni che sono qui elencate, naturalmente poi queste slide ce le avrete a disposizione, sono quelle già previste nel piano triennale precedente, che naturalmente sono azioni che si ripetono nella loro, diciamo, anche negli anni successivi, quindi a prescindere dalle eventuali modifiche degli obiettivi che vengono messi nel piano. Ecco, un'altra azione che riguarda, è inserita anche nel piano, ma riguarda la fase più di monitoraggio, è quella che noi abbiamo definito come le azioni di monitoraggio attraverso il paniere dinamico di dataset. Cioè questo paniere sostanzialmente risponde, diciamo, in linea principale ad un accordo che l'Italia ha fatto con l'Europa, il Partnership Agreement 2014-2020, dove è individuato un indicatore che noi stiamo cercando di dare corpo attraverso questo paniere di dataset che contiene sostanzialmente una serie, circa un centinaio, poco più, di dataset, alcuni di competenza nazionale, altri di competenza regionale, che naturalmente sono stati, come dire, individuati attraverso un lavoro che si svolge già da qualche anno, a partire dal 2013, quindi attraverso le richieste degli stakeholders, attraverso le agende fatte negli anni passati, attraverso una serie di attività con le regioni, e sostanzialmente questa serie di dataset costituisce questo paniere che di anno in anno si sviluppa e man mano noi vediamo come vengono resi disponibili questi dataset, inclusi in questa lista. Naturalmente nell'ultimo aggiornamento fatto con riferimento all'anno 2017, fatto nello scorso mese di aprile-maggio, abbiamo riscontrato una crescita abbastanza significativa di questo indicatore, dal 45-68% del 2016 a poco più del 55% nel 2017. Quindi una crescita significativa che sostanzialmente indica un po' il movimento che viene fatto in questo contesto. Sono all'ultimo minuto, vi do soltanto qualche altra indicazione su questa azione di AGID, l'indagine sullo stato di implementazione della direttiva PSI. Anche questa è un'azione che abbiamo messo in campo lo scorso anno, nel 2017, per quanto riguarda il riferimento al 2016, e anche quest'anno sostanzialmente vogliamo avvalere di tutte le pubbliche amministrazioni per assumere informazioni che possono essere utili a definire lo stato di attuazione e di implementazione della direttiva PSI in Italia, attraverso poi questi strumenti che noi raccogliamo dalle altre amministrazioni, poi mettiamo le nostre informazioni in nostro possesso per quanto riguarda il catalogo nazionale e le passiamo all'Europa, e in base a diciamo, questi riscontri viene definito questo report annuale a livello europeo, l'Open Data Maturity Report, che è un documento di sintesi elaborato dal team di gestione del portale europeo dei dati aperti e che espone appunto questi dati significativi riferiti a tutti i paesi comunitari, ma non solo. Nella rilevazione 2017, l'ultima disponibile, pubblicata a novembre dello scorso anno, la prossima avverrà a dicembre 2018, l'Italia ha fatto un bel passo in avanti rispetto all'anno precedente, si è posizionandosi tra i trendsetter. Ora, diciamo, su questo. E questo ha dato poi è stato confermato questo risultato anche attraverso il DESI, dove al di là della collocazione italiana, purtroppo non molto positiva, però possiamo dire che per quanto riguarda l'argomento open data nel contesto dei servizi pubblici digitali c'è una crescita significativa che vede l'Italia passare dalla 19ª all'ottava posizione con un rating medio superiore alla media comunitaria. Quindi questa per noi è sicuramente una crescita importante di cui tener conto. Gli elementi chiavi, ecco qua c'è qualche problemino, però ve li accenno brevemente e chiudo con questa. Sono appunto quelle azioni che in qualche modo abbiamo visto prima, quindi il protocollo degli open data, cioè quella lista di azioni che mettiamo in campo, il paniere dinamico di dataset, la nuova versione di dati COVID che, come vi ricordo, è partita nel 2017, ma che adesso vedrà, insomma, ulteriori evoluzioni su cui, insomma, dovremo poi valutare, insomma, con
con i nuovi vertici di Agid che si sono insediati da poco, poi la promozione della cultura open data, che comunque noi cerchiamo sempre di fare attraverso i contenuti redazionali, attraverso i seminari online, con la collaborazione di Formes, che chiaramente voi di cui siete già in perfetta conoscenza, l'indagine sul grado di maturità di open data, e voglio anche citare quel rapporto fatto dalla fondazione, dalla amica, insomma, non mi sfugge il nome, Chiara, sull'Open Data 200 Italia, che è uno studio privato, insomma, che ci racconta un po' l'utilizzo dei dati da parte delle imprese e sarà un tema su cui e sarà importante soffermarci un po' di più a partire da questo momento in poi, perché appunto dobbiamo vedere l'effetto che fa, l'effetto economico che la disponibilità dei dati fa nei confronti delle imprese, nei confronti dei servizi, nei confronti del mercato, per vedere l'altro aspetto della medaglia. D'altronde, nelle slide successive le trovate a disposizione, ma ve l'accenno brevemente qui, l'incontro tra domande e offerte di Open Data è quello che produce il valore ed è l'obiettivo che si poneva con le politiche di open data a livello europeo, con l'agenda digitale europea e in particolare col Digital Single Market. Chiudo qui, se c'è una domanda di Francesco A Napoli. cui in parte hai già risposto, Gabriele, grazie. Sì, le linee guida sono l'ultima versione del 2016, ma c'è stato anche l'aggiornamento del 2017. Mi sembra che c'era già una slide qua appresso, diciamo, eccola qui, infatti, quella che veniva dopo, che parlava delle linee guida. L'ultimo aggiornamento fatto nel 2017, adesso si dovrà capire, insomma, diciamo, come aggiornare questi documenti, ma secondo, insomma, diciamo, nell'ambito delle attività che fa Agid, sicuramente verranno poi fatti gli aggiornamenti necessari, secondo le modalità previste dal CAD, insomma. Io chiudo qua, insomma, comunque naturalmente ci stanno altre slide, in questo le lascio a disposizione naturalmente, e poi per qualsiasi cosa, insomma, visto che la platea di utenti di oggi è molto ampia e mi sembra molto interessata, vedendo attualmente sono oltre 400 persone che stanno seguendo il webinar, naturalmente siamo qua disponibili per ulteriori chiarimenti e per approfondimenti necessari. Vi ringrazio e vi do la parola a Gianfranco. Grazie a te Gabriele, una nota tecnica proprio al margine. Gabriele nella sua slide ha messo il link a tutto, solo che ho visto che non erano attivi, quindi come dire, ho le mie righe di chat degli ultimi che ho messo sulla chat pubblica, servono semplicemente a chi di voi volesse approfondire così come Gabriele ve le raccontava e a darvi anche dei riferimenti su dove trovare queste informazioni. Però ripeto, tutti questi link li trovate sulla presentazione di Gabriele. Antonio, se ci Grazie, sei, Gianfranco. ti chiederei di aprire la tua webcam. Sento, credo, il tuo microfono. Sì? Gianluca ha lanciato. Perfetto, ti Buongiorno a lascio tutti. la parola. Allora, buongiorno a tutti. Con questa presentazione cercheremo di focalizzarci su dati territoriali e in particolare sulle azioni, gli strumenti su cui si sta lavorando per garantire il coordinamento tra le policy su questa tipologia di dati e più generali dati aperti. Perché dati territoriali? Lo accennava anche Gabriele, perché per la loro peculiarità hanno una disciplina specifica sia a livello nazionale che a livello europeo. Se per esempio pensiamo al CAD, l'unica tipologia di dati a cui viene dedicato un articolo specifico è proprio quello dei dati territoriali. E del resto, studi sia ufficiali, istituzionali, che lo accennava già Gabriele, quelli privati, hanno rilevato che i dati territoriali sono tra i dati più richiesti e più utilizzati. A destra, diciamo, a sinistra vedete la classifica che è riportata in una comunicazione ufficiale della Commissione europea, e quindi la Commissione europea raccomanda, diciamo, di concentrare le azioni e gli sforzi quindi dando priorità a queste tipologie di dati perché sono quelle più richieste. A destra vedete invece il grafico che è presente nello studio di Francesca De Chiara che citava Gabriele, in cui risulta che le aziende, diciamo, le tipologie di dati che sono più utilizzate dalle aziende sono appunto quelle geospatial e quindi dati territoriali. Dicevo che ci focalizziamo su questa tipologia di dati perché hanno una disciplina specifica a livello europeo, è proprio quella della direttiva INSPIRE,
che è un esempio di framework per tutte le altre policy, anche europee, perché tratta, diciamo, tutti gli aspetti che vengono considerati in un'infrastruttura per l'informazione territoriale. Per cui si tratta, diciamo, e disciplina tutte le tipologie di interoperabilità che vogliamo definire, quindi da quella legale a quella tecnica a quella semantica, e tratta tutte le componenti che sono utilizzate e che vedete illustrate nella slide, che sono utilizzate in un'infrastruttura, quindi a partire dai metadati, dati, servizi, servizi di rete, accordi, condivisione, coordinamento e monitoraggio. Per ciascuna di queste componenti poi ci sono delle specifiche regole tecniche che vengono date sia come regolamenti per cui sono direttamente applicabili negli Stati membri, per cui tutte le specifiche che vengono fatte, che possono essere fatte negli Stati membri, devono comunque partire dalla regola principale, che il riferimento è sempre questa europea. Poi, oltre ai regolamenti che hanno quindi un valore normativo, ci sono specifiche tecniche e linee guida che dettagliano ancora ulteriormente, diciamo, la regolamentazione di queste componenti, basandosi in modo particolare su standard internazionali, compresi quelli di ISO e di OGC. A livello nazionale, poi, qualche anno fa, nel 2011, sono state date delle regole specifiche per quanto riguarda alcune tipologie di dati, per esempio il database geotopografico o le ortofoto, oppure per quanto riguarda i metadati, il repertorio, che quindi valgono a livello nazionale e che in alcuni casi rappresentano, anzi, quasi nella maggior parte dei casi, rappresentano un'estensione delle regole Inspire. Per quanto riguarda i dati aperti, lo citava Gabriele, vale tutto quello che Gabriele ha raccontato. È ovvio che dati territoriali in quanto dati, ai dati territoriali in quanto dati sono applicabili comunque tutte le prescrizioni, le indicazioni, le regole che diceva Gabriele, e possiamo avere per tutti gli altri dati anche delle policy specifiche di dominio, ma che, almeno a quanto ne sappiamo e conosciamo, non sono così specifiche e dettagliate come la direttiva Inspire, tanto che, lo ripeto, è considerato come un modello all'interno anche della politica e delle istituzioni europee. Questi due mondi comunque devono in qualche modo parlarsi. Infatti, recentemente, in diversi documenti europei, a partire dal rapporto sullo stato di attuazione della direttiva Inspire, al nuovo piano di IGOV 2016-2020, ma anche nell'ultimo framework europeo di interoperabilità, l'obiettivo che viene posto in questi documenti ufficiali è quello di garantire il coordinamento tra questi due mondi. È chiaro che Inspire non si riferisce solo a Open Data, perché nasce praticamente per tutte le tipologie di dati, a prescindere dalla distribuzione, dalla tipologia e quindi dalla modalità con cui questi dati vengono resi disponibili ad amministrazione e cittadini, ma è chiaro che ci deve essere garantito un coordinamento. E in queste azioni ci focalizziamo adesso in modo particolare sui metadati che accennava all'inizio Gianfranco, sia perché, diciamo, queste azioni sono basate sulle competenze di Agid e quindi in modo particolare per quanto riguarda il nostro servizio, sia perché i metadati, se vogliamo, sono il primo approccio con cui tutti gli utenti hanno diciamo, si avvicinano al dato, nel senso che, se vogliamo fare un confronto, ne faceva uno Gianfranco per quanto riguarda le biblioteche, ma se andiamo a comprare qualsiasi o prendere qualsiasi prodotto, non è che utilizziamo subito il prodotto quando lo compriamo, ma la prima cosa che facciamo è di leggere in quel caso l'etichetta per vederne le caratteristiche e vedere se effettivamente quel prodotto possa essere adatto ai nostri scopi. E la stessa cosa vale per i dati, quindi il primo approccio dell'utente è o dovrebbe essere quello dei metadati.
E ho inserito questo tweet che mi sembra che sintetizzi tutto quello che stiamo raccontando, cioè se ci sono metadati di qualità, questi rappresentano la base per almeno consentire, permettere una condivisione, proprio perché garantiscono un'interoperabilità semantica, quindi facilitano la condivisione dei dati anche tra comunità e domini diversi, assicurando l'applicazione di quello che chiamiamo il principio once only, cioè il dato deve essere disponibile solo una volta, documentato come vedremo solo una volta, in modo tale che l'utente sia facilitato nella ricerca e nell'utilizzo. E questo aumenta ovviamente anche l'efficienza della pubblica amministrazione. Nella slide vedete due profili che vengono utilizzati per queste due grandi categorie di dati, cioè quella specifica dei dati territoriali, che è basata sul profilo Inspire, e quello italiano contiene alcune estensioni sia al profilo Inspire che al set minimo di metadati indicati dallo standard ISO di riferimento. E per i dati aperti, lo accennava Gabriele e Gianfranco, lo standard di riferimento è indicato a P con le estensioni italiane che sono diciamo, descritte e illustrate nelle linee guida sui cataloghi dei dati. Ora, come dicevo, Agid ha la competenza di gestione di questi due cataloghi. Da una parte il catalogo dei dati territoriali, quindi il repertorio nazionale dati territoriali che è appunto istituito col CAD, e che come dicevo prima, riguarda tutte le tipologie dei dati, quindi non solo quelli aperti, e dall'altra parte dati.gov. E ovviamente le amministrazioni documentano sulla base degli standard che abbiamo visto prima i dati territoriali nel repertorio e i dati aperti in dati.gov. Si crea una criticità, se vogliamo, nella sovrapposizione di queste due tipologie, nel senso che nel caso di dati territoriali aperti l'amministrazione si pone il problema di quale catalogo utilizzare. Attualmente possiamo indicare tre casistiche. Il primo caso è che vengono documentati in entrambi i cataloghi, quindi con standard diversi. In alcuni casi le informazioni non sono allineate, non sono coerenti, per cui capite bene il problema che si crea sia nella documentazione da parte della pubblica amministrazione che nella attività di ricerca da parte degli utenti. In altri casi i dati territoriali che sono anche aperti vengono documentati solo in dati gov. In questo modo praticamente non vengono fornite all'utente quelle informazioni specifiche per i dati territoriali che sono presenti nel profilo dei metadati relativo ai dati territoriali, e inoltre diciamo che è un mancato adempimento della direttiva Inspire, in quanto anche a livello di monitoraggio europeo dei dati territoriali, i cataloghi nazionali dei dati territoriali sono il riferimento per il monitoraggio, per cui quei dati territoriali aperti, documentati solo in dati gov, sfuggono, diciamo, al monitoraggio sia nazionale che europeo per quanto riguarda la direttiva Inspire. L'altro caso è che i dati territoriali aperti sono documentati solo nel repertorio nazionale dei dati territoriali. In questo modo, diciamo che viene limitata la conoscibilità di questi dati che sono anche aperti per gli utenti che invece accedono al dato attraverso il portale nazionale dei dati aperti. Per consentire, diciamo, l'integrazione e il coordinamento tra questi due cataloghi, a livello europeo è stata definita una specifica che viene chiamata GeoDataP, proprio perché rappresenta un'estensione dello standard di GataP e fornisce un mapping tra i metadati che vengono utilizzati per i dati territoriali, che sono quelli diciamo più completi e che si basano sul profilo Inspire, sul standard ISO e in Italia sulle regole, diciamo, sul profilo del repertorio nazionale dati territoriali, e il profilo dei metadati, invece, di GataP, che diciamo che è utilizzato per i dati aperti, ma in generale è un profilo che
può essere utilizzato per tutte le altre tipologie di dati. Questo consente, questo specifica, quindi siccome definisce anche una sintassi RDF dei metadati, inspire verso DKP, consente la possibilità, dà la possibilità di rendere disponibili dati e servizi geografici anche in portali generalisti come, possono, come è quello dei dati.gov. In Italia l'implementazione di questa specifica è inserita, lo accennava anche Gabriele, è inserita come una specifica azione del piano triennale. Il piano triennale, che è quello vigente e che, come diceva Gabriele, è in fase di revisione, in realtà prevedeva soltanto la definizione delle regole su come i due cataloghi devono interagire. Ed effettivamente a fine dicembre 2017, se non sbaglio inizio gennaio 2018, sono state pubblicate le linee guida per l'implementazione di GeoDKTP in Italia. Questo si è reso necessario per tenere anche conto dell'estensione di cui vi dicevo, sia nel profilo di metadati per i dati territoriali, sia nel profilo di metadati per i dati aperti o in generale per tutti gli altri dati. In particolare, quindi, troverete nelle linee guida anche il mapping che si basa su quello europeo e che diciamo, focalizza meglio le estensioni italiane. Però ci sono due regole principali che noi chiediamo alle amministrazioni di seguire, proprio perché questa specifica lo consente. La prima regola semplice è che i dati territoriali, anche quando sono aperti, devono essere documentati esclusivamente nel repertorio nazionale dei dati territoriali. Quindi io, amministrazione, non devo documentare quei dati territoriali aperti in entrambi i cataloghi, solo nel repertorio secondo lo standard di riferimento del repertorio nazionale. Il repertorio poi si farà carico, quindi senza nessun onere più per la pubblica amministrazione, di rendere disponibili quei metadati nel formato DKP-IT, rendendoli accessibili, diciamo, al portale dati.gov.it. La raccomandazione che faccio, ovviamente questo vale, sono regole che valgono a livello nazionale, quindi a livello di integrazione dei due cataloghi nazionali, però sarebbe auspicabile, ed è una raccomandazione contenuta nelle linee guida, che lo stesso approccio venisse eseguito anche nella gestione dei cataloghi locali. O quantomeno, se a livello locale i dati territoriali aperti vengono descritti in entrambi i cataloghi, si richiede che siano le informazioni sullo stesso dataset descritti nei due cataloghi siano quantomeno allineate e aggiornate. Un minuto, vado veloce. Allora, dicevo che il piano triennale prevedeva solo la definizione delle regole e quindi le linee guida che abbiamo pubblicato. Stiamo mettendo in campo alcuni strumenti che renderemo disponibili a breve, tra qualche settimana, che garantiranno l'implementazione delle regole definite in quelle linee guida. Innanzitutto uno script XLT che si basa già su quello europeo, in cui ovviamente teniamo conto delle estensioni italiane, e poi la possibilità di interrogare i metadati che sono presenti nel repertorio anche, diciamo così, in formato GeoDKTP. Questa API sarà basata sia sui servizi CSV che sui servizi REST che sono già disponibili nel repertorio nazionale dati territoriali. Allo stesso tempo, praticamente sarà disponibile da dati.gov.it l'accesso ai dati territoriali aperti senza la necessità per la pubblica amministrazione di documentarli in dati GOV. E questa, diciamo, è l'applicazione concreta di quel principio che accennavo prima, cioè il once only. Principio one source. Questo è uno schema che diciamo, illustra su come sia tutto il flusso che renderemo disponibile con l'endpoint GeoDKTP. Quindi l'utente può richiedere, fare una richiesta sia direttamente al repertorio nazionale dati territoriali, una richiesta basata sul CSV o su REST,
il repertorio poi, la risposta, diciamo, data dal repertorio in formato standard, o CSV o REST, sarà trasformata con quelle XSLT di cui vi dicevo prima in formato, in diversi formati, tra cui RDF, XML, JSON, eccetera. Oppure, in alternativa, lo stesso flusso sarà seguito se un utente va a cercare dati territoriali aperti su dati.gov.it, quindi fa una ricerca e dati.gov.it avrà disponibili, diciamo, accessibili i dati territoriali aperti. Vado velocissimo perché sto. Ci sono ovviamente in questo lavoro alcune questioni aperte che velocemente vi dico come abbiamo risolto anche su indicazioni a livello europeo. Attualmente la licenza e quindi la possibilità di discernere se un dato è aperto o meno nei metadati dell'Inspire e quindi del repertorio è alquanto difficile, nel senso che è un metadato a testo libero e quindi capite bene che non è possibile identificare i dati aperti nel repertorio. Per superare questo, e quindi qua vi ho detto un esempio della stessa licenza indicata, sono esempi concreti nei metadati del repertorio, la stessa licenza per esempio indicata in diversi modi. Diverso sarebbe se invece di lasciare, diciamo, all'amministrazione di documentare qualsiasi altro, qualsiasi elemento come testo libero, utilizzare invece un URI derivato per esempio da un registro. Qui vedete praticamente la differenza tra terminologia anche tra Inspire e altre policy europee. Queste criticità sono state superate a livello europeo definendo delle corrispondenze tra i vocabolari di riferimento per i diversi standard. Vado veloce perché è finito il tempo, ma avrete anche le slide e potrete eventualmente poi possiamo approfondire successivamente anche con i nostri contatti. Per superare questo e quindi dare ad ogni elemento utilizzato nell'infrastruttura Inspire, ma anche in domini al di là di Inspire, dare diciamo, un identificativo univoco e persistente ai vari elementi utilizzati in modo tale da facilitare sia la documentazione da parte della pubblica amministrazione sia la ricerca da parte degli utenti e quindi facilitare anche quell'integrazione e quel coordinamento di cui vi dicevo prima, è stato pubblicato qualche mese fa nella versione ufficiale il sistema di registri che contiene già alcuni registri, per la precisione 8, ma altri sono pianificati. Si basa su un software open source reso disponibile nell'ambito del programma ISA Square della Commissione europea. E contiene anche quelle corrispondenze di cui vi dicevo prima che facilitano, diciamo, l'interpretazione di alcuni elementi utilizzati in un dominio rispetto ad altri analoghi utilizzati in un dominio diverso. Per superare queste criticità, prossimamente ci sarà anche la revisione delle regole tecniche sui metadati per quanto riguarda il repertorio, questo sia per superare le criticità che vi dicevo nell'implementazione dei giochi GetAP, sia per adeguarsi alle nuove linee guida Inspire sui metadati rilasciate a fine 2016, ma che andranno in vigore a fine 2019, sia per tenere conto delle evidenze implementative che in tutti questi anni abbiamo ricavato, diciamo, dall'utilizzo del repertorio sia dalle pubbliche amministrazioni che dagli utenti. Vedete altre attività che sono in campo, come quella di pubblicare nuovi registri, coinvolgere tutte le pubbliche amministrazioni che sono titolari di specifici domini per pubblicare registri in quel sistema che vi ho indicato prima, e estendere, diciamo, il sistema di registri anche ad altri domini, al di là di Inspire, al di là dei dati territoriali, in modo tale da garantire quel coordinamento e quell'integrazione di cui vi dicevo. Grazie a tutti. Grazie a te Antonio, è colpa nostra, Antonio è andato lungo ma perché voi non lo vedete, però qui accanto c'è una specie di timer che gira e come dire, mi sa che all'inizio siamo dimenticati di aggiornare e quindi Antonio ha avuto una percezione di stare del tempo, infatti,
Tutta colpa nostra, ne approfitto per dare il benvenuto a Gigi Cogo della Regione Veneto che ci saluta e che concluderà questo intervento. Lo dico adesso perché immagino che poi molti di voi saranno più attirati dalla pausa pranzo. Davvero volevo ringraziare tutte le persone che stanno animando la chat. Dà molta soddisfazione a noi come organizzatori di questi seminari vedere che non solo c'è interesse da parte di chi partecipa, ma che si alimenta anche, cioè questi webinar diventano occasione di dibattito, di discussione intorno ai temi dei dati aperti, davvero è per noi è prezioso. Prerubavo questo tempo anche per dare modo a Gigi di aprire il suo microfono e la tua webcam. Io ti sento. Gigi, a te la parola. Sì, grazie Gianfranco, mi senti bene? Innanzitutto facciamo prova tecnica al volo, poi proseguo. Sento benissimo, vai pure. Perfetto. Allora, non mi soffermerò né non mi dilungherò su tutto quello che è stato detto, che ovviamente sta un po', al sopra ed è una condizione sine qua non per i progetti che io vi vado a descrivere. Allora, sostanzialmente noi utilizziamo l'open data e l'infrastruttura che fra un po' vi descriverò, soprattutto per le progettazioni che sono basate sia sui fondi strutturali europei, sia su alcuni progetti europei che da un po' di anni stiamo perseguendo proprio in quest'ottica. Quindi diciamo il dato, ed è questa la caratteristica tipica della Regione Veneto, è considerato un asset importante della propria infrastruttura. Vengo al dunque. Allora, la nostra idea, anche da un punto di vista prettamente così concettuale, è quella di andare ben oltre l'open data, quindi ben oltre la disponibilità dei cataloghi o comunque dei portali e della loro compliance con tutto quello che abbiamo sentito fino adesso, per poter utilizzare questi dati in un'ottica che vada ad indirizzare il government, cioè le scelte che le pubbliche amministrazioni sono portate a fare, ma soprattutto anche le scelte che i cittadini possono indirizzare verso le pubbliche amministrazioni. Non sto qui a dilungarmi sul fatto che il dato permette di avere piena consapevolezza di quelli che sono i fatti rispetto a tutta una serie di assunti anche comunicativi barra strategico-politici che spesso sono legati ai sentimenti, alle emozioni e soprattutto alle opinioni. Quindi riuscire a distinguere i dati dalle opinioni non è soltanto un elemento di tipo informativo, ma è molto importante anche per quanto riguarda l'indirizzamento ovviamente delle politiche. Quindi questo è il fondamento nostro. Dove abbiamo messo l'open data? L'open data lo abbiamo messo al centro della strategia della nostra agenda digitale. Quindi questa slide sostanzialmente va a identificare quelli che sono i tre diciamo elementi trasversali più significativi sui quali andiamo ad intervenire. Come potete vedere, quello più basso in verde riguarda le infrastrutture ed è una condizione, anzi un prerequisito necessario per qualsiasi cosa venga fatta oggi sul digitale, quindi sostanzialmente si tratta di creare non solo un'infrastruttura a banda ultralarga per tutto il nostro territorio, ma anche un'infrastruttura IT di servizio molto ma molto importante. Sopra, come vedete, c'è tutto il tema dell'empowerment, quindi quello della cultura digitale, del rafforzamento delle competenze, che è un tema a noi molto caro, lo stiamo sviluppando con diverse progettualità e rientra un po' in quello che vi dicevo prima, cioè se tu vuoi che il cittadino, ma anche il government abbia la consapevolezza che i dati sono utili e diventano strategici per prendere delle decisioni, ovviamente devi fare il massimo sforzo anche da un punto di vista di acculturamento, quindi di accompagnamento a questo rinforzo culturale. In mezzo ci sono i dati. In mezzo ci sono i dati, quindi noi siamo convinti che questo asset, quindi questo patrimonio importantissimo di dati, che come avete visto anche dalle presentazioni precedenti, vengono raccolti dalle pubbliche amministrazioni in varie forme, sia un asset che può essere assolutamente messo a disposizione di chi voglia farne un uso anche profittevole, ma soprattutto orientato, come dicevo prima, al decision making. Quindi i dati per noi sono
messi lì come un capitale a disposizione dei cittadini, delle imprese e ovviamente anche del resto del government, quindi per capirci, per i comuni del nostro territorio. Come diceva anche prima Ciasullo, ovviamente tutto questo sta all'interno del Digital Single Market come, diciamo, non soltanto enunciato, ma proprio come strategia europea. E credo che ormai chi si occupa di Open Data, come anche nell'introduzione di Gianfranco, che similarmente ha voluto mostrare quello che succede nel mondo consumer, chi si occupa di Open Data oggi deve cominciare a pensare anche a occuparsi di Big Data e quindi di tutta quella parte di analytics che vengono fatti con i Big Data che potrebbero essere come modello utilizzati anche dalla pubblica amministrazione. Per poter offrire, come dicevo prima, strumenti che nel caso nostro non sono strumenti per fare migliori servizi, migliori prodotti, fare marketing o fare analisi predittiva su alcuni scenari prettamente profittevoli, ma sono strumenti che usano le stesse metodologie per aumentare la capacità, diciamo, delle pubbliche amministrazioni di prendere le giuste de decisioni. Stiamo rientrando nel grande ambito dell'accountability, tanto per capirsi. Bene, da questo punto di vista, quindi, ci ritroviamo perfettamente in linea con l'agenda europea e proprio grazie all'Europa e alla messa a disposizione di fondi e di strumenti di progetto, noi utilizziamo il nostro portale Open Data proprio per le cose che adesso vado a descrivervi. Allora, innanzitutto, oggi siamo qui anche perché chiedo un po' il contributo di tutti nel testare, analizzare la nuova soluzione che abbiamo messo in piedi, la scorsa settimana. Noi abbiamo appena migrato, il nostro portale in una soluzione che è un po' differente da altre regioni. Abbiamo, sostanzialmente scelto una soluzione proprietaria, quindi con un vendor, cioè parzialmente proprietaria. Diciamo che sostanzialmente la parte comunicativa è sempre uno strumento che molti di voi conoscono, quindi si tratta di un sistema di publishing basato su Drupal, ma dietro invece abbiamo un motore molto ma molto interessante che è stato sviluppato da una grossa multinazionale che è SAS, che ha un prodotto proprio ad hoc per l'open data. E perché abbiamo fatto questo? Per una serie di caratteristiche che ci interessavano tantissimo all'interno di questo prodotto, che è un prodotto che innanzitutto specifico è perfettamente aderente alle linee guida di AGIP, per cui è compliant con tutto, diciamo, con tutte le specifiche tecniche che avete ascoltato prima anche da Gabriele. E ci interessa questa soluzione perché ci permette sostanzialmente di facilitare il lavoro di produzione. Quindi abbiamo dei moduli che sono la data integration, quindi sostanzialmente l'automazione dei flussi di acquisizione da banche dati già esistenti. E quindi noi abbiamo un grande patrimonio di dati in vari dataset, data warehouse, eccetera, eccetera, con diversi tool che SAS mette a disposizione, anche attraverso via API, riusciamo a riportare questi dati nella forma appunto grezza. Abbiamo dei tool di verifica e miglioramento della qualità dei dati, perché la cosa che ci interessa di più, io dico sempre, in Regione Veneto voi troverete pochi ma buoni, cioè troverete pochi dati, ma sottoposti a un criterio di validazione di qualità molto pesante. Abbiamo il modulo di data enrichment, che praticamente, ed è quello che a me è piaciuto di più, che sostanzialmente in maniera automatica riesce ad arricchire la meta informazione, che poi per gli sviluppatori è forse una delle cose più interessanti, perché se noi riusciamo a caratterizzare e dargli gli attributi giusti ai dati, cioè ai dataset, ovviamente lo sviluppatore sa assolutamente che cosa meglio fare. Abbiamo il modulo di data linkage che fa un discovery in giro per il mondo di dati similari, quindi poi prepara i nostri dati nella modalità
link ad Open Data e tante altre, insomma, diciamo, ottime modularità che ci interessano e ci hanno portato a scegliere questo prodotto. Dicevo, mi interessa che lo stressiate nei prossimi mesi, perché ovviamente è come se avessimo appena tirato su la sala cinesca del negozio. L'abbiamo messo su, funziona, adesso dobbiamo ripartire con il conferimento da parte di tutti i comuni e gli enti del territorio che conferiscono dati, ma anche con i singoli conferitori, con tutto un flusso diciamo governato anche in maniera un po' più puntuale. E la cosa che ci interessa di più e sulla quale vorremmo lavorare, ovviamente, è come passare da un concetto di data catalog, quindi di un catalogo messo a disposizione per scaricare dei dati, a un'infrastruttura di servizio, che quindi sia sostanzialmente il nostro un sistema agganciabile. Vi dico subito, la tecnologia è quella di agganciarlo a un sistema di API management, quindi noi avremo un API Gateway che stiamo mettendo in piedi in queste settimane, che permetterà ovviamente a tutti gli sviluppatori e non solo di poter accedere in modalità proprio di servizio verso il nostro portale. La cosa interessante, vi dicevo, che darà valore a tutto ciò, qui sto andando velocemente sulle slide perché sono l'ultimo e immagino che in questo momento prevalga la mastica rispetto alla mistica e quindi è quasi l'ora di pranzo. Noi perseguiamo un percorso di ricerca continuo attraverso progettualità europee. Dopo il progetto Homer che abbiamo portato avanti negli ultimi 4 anni scorsi e che ha creato un catalogo, una federazione di cataloghi a livello europeo, adesso stiamo lavorando sul progetto Odeon, che è un progetto che invece si basa sulla qualità dei dati e su una serie di Innovation Data Hub che stiamo sviluppando con i partner stranieri in tutto il territorio del Mediterraneo. Che cos'è un data hub? È un luogo nel quale si incontra la domanda e offerta, perché come vi dicevo prima, nello spirito di queste progettualità non è quello di arrivare per primi con tanta quantità di dati che poi non si fila nessuno, è riuscire a intercettare la domanda di chi ha bisogno per offrire, specialmente ovviamente sviluppatori, aziende o analisti, chi ha bisogno di dati di qualità per poter sviluppare i propri servizi. La parte finale di tutto ciò ci porterà, anzi ci porta, perché siamo quasi in uscita con un grosso bando con fondi strutturali europei, a pensare anche nel nostro territorio a dei Digital Innovation Lab, che sostanzialmente sono dei laboratori nei quali si incontreranno hacker civici, ricercatori, start-upper e funzionari pubblici per ingegnerizzare una serie di applicazioni, diciamo orientativamente quasi tutte nell'ambito sociale e socio-sanitario, che possano dare benefici per la qualità della vita dei nostri cittadini. Quindi uno sviluppo applicativo fatto in coprogettazione sull'asset dei dati messi a disposizione di Regione Veneto. Questa è sostanzialmente, messo in maniera molto sinottica e sintetica, il nostro pensiero sull'open data. Il portale che abbiamo appena messo in piedi la scorsa settimana è sicuramente il fulcro tecnologico di tutto ciò. Lo stiamo, come dicevo, dopo aver appena aperto il negozio, lo stiamo ristrutturando, stiamo facendo proprio una ristrutturazione organica, all'interno del nostro portale. E il più presto possibile ne vedrete anche la parte sicuramente più accattivante, che è quella appunto legata alle API e quindi alla possibilità di accedere al nostro portale in modalità di servizio. Se sono rimasto nei tempi, vedo un 3, 2, 1 conto alla rovescia, spero di aver fatto abbastanza in fretta, Gianfranco. Guarda, fin troppo, abbiamo miracolosamente chiuso il webinar con qualche minuto di anticipo, quindi è cosa che non era mai successa, e ne approfitto per darvi un po' di dritta. Troverete. No, guardate, anzi, la prima cosa da fare, visto che abbiamo tempo, è ringraziare Gabriele, Antonio e Gigi che hanno raccontato il loro punto di vista su questa cosa. Ci fa particolarmente piacere ogni volta avere modo di parlare con chi di queste cose si occupa. Ne approfitto anche per dire che Gigi Gogo è stato il primo relatore dei webinar di AtiGov nel lontano 2012.
12 tipo di giornate, appena pubblicato la prima versione del Portale Veneto. Come dici, fa piacere tornare a raccontare quello che sta avvenendo dalle tue parti. Grande partecipazione via chat, di questo come vi accennavo prima, davvero un piacere dare modo alle persone che sono interessate al tema di fare un approfondimento, di avere un minimo di punti di riferimento, di avere un racconto da quelle persone che si stanno occupando di queste cose. Cercano di occuparsene ogni giorno. Io non ho avuto modo di parlarne durante la mia presentazione, però visto che c'erano molte delle persone che si sono affacciate in chat oggi, fanno parte di quella che possiamo considerare la community italiana che si occupa di Open Data, e vi assicuro che è un piacere, insomma, lo dico da chi si occupa di queste cose ormai da qualche anno, vedere che ci sono molte, molte persone che dedicano tempo, risorse, intelligenze diverse, punti di vista diversi ed alimentano una discussione intorno ai dati aperti, soprattutto in Italia, e ci fa piacere che si siano affacciati qui oggi, ma soprattutto vi rimando ad esempio a Spaghetti Open Data, che è probabilmente la più solida community italiana che si occupa di dati aperti. Se qualcuno ha un link sotto mano, vi chiedo di metterlo via chat, ma insomma, Spaghetti Open Data è un nome facile da ricordare, certamente lo trovate facilmente su internet. È una newsletter aperta, una mailing list, anzi, aperta a tutti, dove spesso si chiacchiera di questo tema, ed è un ottimo riferimento per capire quello che sta succedendo. I nostri siti li conoscete. Eventipia è il luogo da cui facciamo partire tutti gli eventi organizzati da Formez intorno ai temi di cui abbiamo più o meno parlato oggi, soprattutto intorno ai temi del digitale. Lì potete avere un minimo di idea su quello che sta succedendo, su quello che facciamo, su quello che portiamo avanti rispetto al tema della formazione online e soprattutto dei webinar. DatiGov è il portale di riferimento italiano per quello che riguarda l'open data. Il repertorio nazionale dei dati geografici, per quello che riguarda i dati geografici, sono, come dire, fratelli, cugini, insomma, sono siti molto, molto assonanti, sono entrambi gestiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale, che oggi avete avuto modo di ascoltare. Io vedo un domandone gigante in chat di Vincenzo, che faccio. Si parla. Guarda, è veramente troppo lunga, faccio fatica a leggerla. Però ci sì. Se Gabriele, che credo abbia risposto, che abbia avuto modo di leggere la domanda. Io non ce la faccio a parlare e leggere contemporaneamente, è una cosa di cui non sono capace. Però Gabriele, se ti va di aprire, abbiamo ancora qualche minuto, se ti va di È aprire una giusta webcam osservazione e quella di Vincenzo, insomma, microfono, il microfono. però l'ho accennato un po' all'inizio, quando si parla di condivisione dei dati tra l'interno della pubblica amministrazione, è evidente che ogni azione che si fa sui dati, chiaramente il primo beneficiario, ma questo l'ha evidenziato anche Gianluigi nella sua intervento quando ha parlato dei dati come supporto alle decisioni, come strumento di supporto alle decisioni. Anzi, il settore di condivisione dei dati all'interno della PA è ancora più ampio, come accennavo prima, di quello dell'open data, perché riguarda tutti i dati della pubblica amministrazione. Naturalmente stiamo parlando di finalità istituzionali, quindi tutto questo ha un senso, perché noi perseguiamo dei fini di interesse pubblico e quindi è giusto e opportuno condividere i dati all'interno della pubblica amministrazione. L'open data è un fenomeno ulteriore che in questo momento ha un po' c'ha una maggiore risonanza mediatica, sia perché appunto va stimolata, l'interesse appunto quello della crescita economica, ma naturalmente alla base di tutto questo resta fermo il principio che all'interno della pubblica amministrazione i dati sono la parte essenziale dell'azione amministrativa e che quindi insomma, sono la parte essenziale sia per i compiti istituzionali a cui ogni amministrazione è tenuta, sia per un miglior supporto alle decisioni che devono essere prese di volta in volta, come appunto ci illustrava molto bene Gianluigi. Io ringrazio nuovamente tutti, ripasso la parola a Gianfranco. Solo davvero per chiudere, grazie a tutti i relatori, grazie a tutti voi che avete deciso di partecipare oggi, grazie a Gianluca Finito e Michela Di Bitonto che, come dire, sono stati in regia oggi, voi non li avete solo intravisti, ma sono le persone che rendono possibili questi webinar. E niente, a questo punto direi che ci vediamo alla prossima. Noi abbiamo i vostri indirizzi mail, non vorrei suonasse come una minaccia, però insomma torneremo ad avvisarvi sulle nuove iniziative che riguardano questo ciclo di web.